Ritengo assolutamente inaccettabili la sommarietà e superficialità con cui si esprime un ministro della Repubblica, senza riflettere minimamente sulle conseguenze nefaste sulla motivazione del personale scolastico, già messo a dura prova per molte ragioni. Non si è fatta attendere la risposta di Liliana Ferzola, dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula, alle parole pronunciate ad Afragola nel corso di un'intervista dal ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti, in quota Lega. Cosa arriverà di più qui al sud per recuperare il gap con le scuole del nord? Ci vuole l'impegno del sud, vi dovete impegnare forte, questo ci vuole. Più fondi? No, l'impegno, lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio. Le parole del ministro dell'istruzione Bussetti hanno fatto infuriare docenti ed operatori del settore delle scuole di mezza Italia. Di qui la risposta della Ferzola sul social network Facebook. Che cosa ne sa il ministro? Probabilmente non conosce la buona pratica, continua la dirigente scolastica rivolgendosi a Bussetti, molto diffusa tra il personale scolastico di non badare ad orari straordinari. Forse non sa che più danno dignità al loro ruolo concentrandosi sugli obiettivi senza curarsi dei diritti. E nemmeno sa quante persone si fanno scrupolo ad assentarsi anche quando stanno davvero male solo perché hanno assunto un impegno. Continuiamo a mantenere alto il nostro ruolo in quanto consapevoli della sua delicatezza e rilevanza, perché noi sì che sappiamo quanto le nostre azioni possano incidere su uno sviluppo armonico di personalità che si vanno costruendo. Io nel mio piccolo, conclude la Ferzola, ringrazio ogni giorno chi si spende per pochi spiccioli dando comunque il massimo. Le numerose eccellenze presenti ne costituiscono un esempio. Che vi siano carenze sistemiche non è certo responsabilità degli operatori. E intanto da parte dei docenti, anche del Salernitano e del Vallo di Diano, è diventato virale sui social network l'hashtag Io insegno al Sud.